Sì, sì. Bene, buongiorno a tutti, con il suono delle campane siamo qua a Torino e iniziamo di nuovo il rosario per il coronavirus. Però prima vorrei fare alcune considerazioni molto brevi e poi iniziamo la preghiera. Le considerazioni sono quali sono? Ovviamente prendendo tutte le precauzioni che ci sono state dette dalle varie agenzie sanitarie e quant'altro, e non bisogna ovviamente sottovalutare il problema, bisogna però capire che per il momento, almeno con i dati ufficiali, se poi stanno dicendo menzogne il problema è loro, ma con i dati ufficiali i morti per il coronavirus in Cina sono di molto inferiori rispetto alle influenze normali. Ad esempio ogni anno in Cina per l'influenza muoiono 150.000 persone e in Italia 7.000. Io, visto che siamo qui a pregare, vorrei un po' vedere il problema da un punto di vista cattolico. Madre Teresa di Calcutta ci insegna che non ha avuto paura della lebbra ed è andata in mezzo ai moribondi in India. Inquadra me adesso. È andata in India in mezzo ai moribondi per aiutarli e salvarli e né lei né le sue consorelle si sono infettate. Ora io dico che in ogni caso noi tutti moriremo. La cosa importante è morire in grazia di Dio e la cosa importante è capire che non dobbiamo cadere nella schizofrenia della paura. Negli anni precedenti abbiamo visto come sono già nate altre psicosi, la mucca pazza, la SARS, l'aviaria, la suina, il morbillo e ora il coronavirus. Le precauzioni, come ho detto prima, sono d'obbligo e di dovere, il terrore, la psicosi no. Anche perché dobbiamo considerare che è il nostro stile di vita che procura le conseguenze. Se è vero che nella città di Wuhan è stato prodotto in laboratorio questo virus, è altrettanto vero che l'uomo che ha procurato questo male di cui ora paga le conseguenze. Stessa cosa per l'AIDS. L'AIDS è una malattia reale, anch'essa virulenta, di cui però nessuno più parla e anzi nessuno adotta gli stili di vita che sono consigliati dai medici e dalla medicina stessa per preservarsi. Ora io vorrei riflettere sulla questione di psicosi ok, attenzione ok, ma in funzione a cosa? Se noi siamo cattolici dobbiamo vivere in una forma cattolica a 360 gradi, ossia non temere il futuro, non avere paura del futuro, pensare che ogni cosa che ci capita è comunque volontà di Dio, ma soprattutto che la preghiera ci può aiutare e ci può difendere. Ora, se per l'AIDS noi abbiamo uno stile di vita che ci mette in pericolo della malattia e nessuno si scandalizza in questo, ora non capisco perché si vogliono fomentare paure adottando precauzioni in questo momento sembrerebbero abnormi sia per la quantità di morti sia per la capacità appunto di danno alla salute intesa o morte, perché dicono che la percentuale è bassissima. Ora non capisco come mai c'è tutta questa psicosi. Un'altra cosa che non capisco è perché, se effettivamente il virus è così virulento e così ampiamente trasmissibile, perché da quasi due mesi non ci sono le ipotetiche mascherine nelle farmacie e non vengono consegnate al pubblico, per poi dirci che dobbiamo stare attenti addirittura a darci il segno della pace in chiesa. Oppure come mai al comune di Torino è stato detto ai lavoratori che lavorano con il pubblico di non utilizzare le mascherine, quando noi cattolici a quanto pare abbiamo paura di andare a messa.
Oggi, perché vi dico questo? Perché oggi mi sono giunte più notizie da vari amici che sono già andati a messa, io andrò dopo il rosario qua, che in tutte le chiese, in tante chiese, è stato vietato di dare il segno della pace. Sono stati obbligati a prendere la comunione sulla mano e non in bocca. E ora mi domando, se come dicono la trasmissione avviene perché il virus attecchisce e rimane su tutte le superfici per più di 10 giorni, qual è la differenza di prendere il corpo di Cristo in mano, quindi con la stessa potenzialità di trasmissione, e non in bocca? Questo personalmente a me sembra un attacco, un nuovo attacco alla nostra fede e alla nostra cristianità. E mi domando come mai quei sacerdoti e vescovi che ora stanno attenti agli untori non hanno urlato allo scandalo dell'aborto, che ha ucciso ben più vite di quante attualmente ne ha ucciso il coronavirus. Ricordiamo tutti che Gesù è il vero medico, Gesù è l'unico che può illuminare le menti dei medici per trovare la soluzione e la cura. Quindi è scandaloso che le chiese si stiano svuotando mentre i supermercati si stiano riempiendo per correre a fare rifornimento strategico per poter sopravvivere qualche giorno in più. Personalmente io mi preoccuperei più della vita della nostra anima, e quella ce la può solo dare per l'eternità Dio. Mi sembra proprio veramente un piano diabolico. Ieri sera ad esempio io sono stata al carnevale di Ivrea. Vi posso assicurare che c'erano migliaia e migliaia di persone che non facevano alcuna attenzione alla trasmissione del virus, e oggi le chiese sono vuote. Anzi, oggi ad Ivrea sempre, e se potete andare nella mia pagina Facebook Angela Ciconte, c'erano ancora migliaia di persone per questo rito pagano, mentre per il nostro rito di preghiera e di fede, in questa società dove veramente, come ci dice la Madonna, sta andando dalla direzione opposta verso il baratro, dimenticando Dio, e su queste macerie che l'uomo si sta condannando da solo e sta andando veramente verso queste anche pestilenze che sono una conseguenza del nostro peccato. Il corpo di Cristo guarisce e non contamina, ed è proprio di Lui che dobbiamo avere fiducia, ed è da Lui che dobbiamo recarci per chiedere e implorare la guarigione e di essere preservati da questa cosa, o comunque in ogni caso, ammesso e non concesso che sia sua volontà che moriamo, dobbiamo accettare la morte con la serenità di chi sa già dove va. Io per prima ho paura di morire, ovvio, però ho ancora più paura di vivere nel peccato e di dimenticare Dio. E quindi il motivo per cui siamo qui oggi a pregare è per implorare Lui e dirgli e donargli il nostro amore. Quindi io vi dico: più messe, meno virus. Come dice tra l'altro anche la direttrice del laboratorio analisi dell'ospedale Sacco, questa è una follia, perché uccide di più l'influenza di quanto almeno i dati ufficiali stanno stabilendo che sia il coronavirus. Quindi lo dico a chi ha paura di morire: invece di correre ai supermercati, correte in chiesa, inginocchiatevi e insieme preghiamo Dio che ci aiuti. Ovviamente è chiaro, siamo passati da un catto comunismo, come dice la nuova bussola quotidiana, ad un catto igienismo. Praticamente oggi il vescovo di Lodi e il vescovo di Torrazzo hanno addirittura sospeso le messe, e tutti gli altri preti, la maggioranza, hanno vietato di dare il segno della pace e hanno vietato di dare il corpo di Cristo in bocca. Per me questo è veramente non solo folle, ma scandaloso. Questa è veramente una deriva pastorale igienista, e veramente bisogna prendere le distanze da tutto questo. Proprio poi per tutte le persone che seguono questo pontificato, no? Questo pontificato cosa ci dice? Che bisogna essere una chiesa in uscita. Questo è il motivo per cui siamo in piazza, e la chiesa in uscita deve andare incontro a chi sta male, incontro a chi soffre. Quindi quel famoso ospedale di campo che ha detto Papa Francesco, dov'è? Se poi addirittura la chiesa stessa ha paura di una malattia che può essere comunque appunto debellata giustamente con la scienza, ma soprattutto con la preghiera.
concludo questa breve analisi iniziale, iniziamo con il rosario, con una benedizione che Fratel Maria di Verona oggi mi ha dato e mi ha detto di trasmettere a ognuno di noi e di voi, che è la benedizione speciale materna, quella benedizione che la Madonna Medjugorje ha dato a tutti i suoi figli, e quindi iniziamo questo rosario per noi e per voi con questa speciale benedizione materna, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, ti ripeto il nostro aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Nel primo mistero della Gloria meditiamo la risurrezione di nostro Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Messaggio del 25 settembre 1998. Cari figli, oggi vi invito a diventare miei testimoni, vivendo nella fede dei vostri padri. Figlioli, voi cercate i segni e i messaggi e non vedete che Dio vi invita
con il sorgere del sole del mattino, che voi vi convertiate e ritorniate sul cammino della verità e della salvezza. Voi parlate troppo, figliuoli, ma lavorate poco sulla vostra conversione. Perciò convertitevi e cominciate a vivere i miei messaggi, non con le parole, ma con la vita. Così avrete la forza, figliuoli, a decidervi per la vera conversione del cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Nel secondo mistero della gloria meditiamo l'ascensione al cielo di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina e Madre della Pace. Messaggio del 25 aprile 1992. Cari figli, anche oggi vi invito alla preghiera. Solo con la preghiera e il digiuno si può fermare la guerra. Perciò, cari figlioli miei, pregate e testimoniate con la vostra vita che siete miei, che mi appartenete. Perché Satana, in questi giorni torbidi,
vuole sedurre quante più anime possibile. Perciò vi invito a decidervi per Dio e Lui vi proteggerà e mostrerà cosa dovete fare e per quale via andare. Invito tutti coloro che mi hanno detto di sì a rinnovare la consacrazione a mio figlio Gesù, al suo cuore e a me, così che possiamo prendervi ancor più ardentemente come strumenti di pace in questo mondo senza pace. Medjugorje è per voi tutti un invito a pregare e anche a vivere i giorni di grazia che Dio vi dà. Perciò, cari figli, accettate l'invito alla preghiera con serietà. Io sono con voi e la vostra sofferenza è la mia. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel terzo mistero della gloria meditiamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti in Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, rendale la luce per me. Pace. Maria, Regina e Madre della Pace. Messaggio del 25 giugno 2009. Cari figli, gioite con me. Convertitevi nella gioia e ringraziate Dio per il dono della mia presenza qui in mezzo a voi.
pregate che nei vostri cuori Dio sia al centro della vostra vita e testimoniate con la vostra vita, figliuoli, affinché ogni creatura possa sentire l'amore di Dio. Siate le mie mani tese per ogni creatura, affinché ognuno si avvicini al Dio dell'amore. Io vi benedico con la materna benedizione. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quarto mistero della gloria meditiamo l'assunzione al cielo di Maria Vergine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia resa gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace, prega per noi. Messaggio del 2 marzo 2013. Cari figli,
vi invito di nuovo maternamente, non siate duri di cuore, non chiudete gli occhi sugli ammonimenti che per amore il Padre Celeste vi manda. Voi lo amate al di sopra di tutto? Vi pentite che spesso dimenticate che il Padre Celeste per il suo grande amore ha mandato suo figlio affinché con la croce ci redimesse? Vi pentite che ancora non accogliete il messaggio? Figli miei, non opponetevi all'amore di mio figlio, non opponetevi alla speranza e alla pace. Con la vostra preghiera e il vostro digiuno, mio figlio con la sua croce scaccerà la tenebra che desidera circondarvi e impadronirsi di voi. Egli vi darà la forza per una nuova vita. Vivendola secondo mio figlio, sarete benedizione e speranza per tutti quei peccatori che vagano nelle tenebre del peccato. Figlioli miei, vegliate. Io, come madre, veglio con voi. Prego e veglio particolarmente su coloro che mio figlio ha chiamato, affinché siano per voi portatori di luce e portatori di speranza. Per i vostri pastori vi ringrazio. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nel quinto mistero della gloria meditiamo la coronazione di Maria Vergine a Regina degli Angeli e dei Santi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
sarei fa gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Lodato sempre sia. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo dona loro, Signore, renda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Maria, Regina e Madre della Pace. Messaggio del 25 marzo 2013. Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a prendere fra le mani la croce del mio amato figlio Gesù e a contemplare la sua passione e morte. Le vostre sofferenze siano unite alla sua sofferenza e l'amore vincerà, perché lui, che è l'amore, ha dato se stesso per amore e per salvare ciascuno di voi. Pregate, pregate, pregate affinché l'amore e la pace comincino a regnare nei vostri cuori. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo il figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E per intercessione della Beata Semprevergine Maria, gli angeli, tutti i santi, chiediamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente per noi tutti e per i nostri cari, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari amici, voglio concludere questo rosario ripetendo una volta, ripetendo ancora una volta. Non siamo qui per dire di non usare le precauzioni che ovviamente ci vogliono, ma sono le stesse precauzioni che ci vogliono in ogni ambito della nostra vita, perché comunque anche per evitare l'AIDS bisogna avere delle precauzioni. Anche i morti di aborto sono morti, e quindi dico, non dobbiamo pregare solo per i morti del coronavirus, non dobbiamo solo temere il coronavirus, perché con lui rischiamo di perdere la nostra vita. Allora allarghiamo le menti, allarghiamo gli orizzonti e cerchiamo di essere sinceri noi tutti. E quando io mi urlo lo scandalo di una chiesa che fa arrivare qua i migranti e poi evita di dare il corpo di Cristo in bocca, perché comunque anche nelle mani c'è il virus, allora con questo io sono qui a dichiarare che solo Dio ci salva e solo prendendo Lui con estrema riverenza potremo sperare di vivere in un mondo migliore, in un mondo sano. E con questo, cari amici, diventiamo sempre di più cattolici che preghiamo. Non facciamoci assorbire da questo mondo che ci illude. Guardate, inquadra, guardate quanti lontani ci sono. E in quanti apparentemente pochi siamo qui a pregare. Ma noi pochi e voi uniti diventeremo sempre di più se saremo quella goccia, quel piccolo pizzico di sale, e se avremo con noi dei sacerdoti coraggiosi, come un sacerdote che da poco sono stata a un funerale di un giovane 29enne, che finalmente ha parlato della morte non come sconfitta ma come vittoria, che ha parlato finalmente di Dio e non solo di accogliere umanamente gli altri, ma ha parlato dei poveri in spirito. Questa è la Chiesa, che è ciò che ci deve trasmettere. Non deve essere una Chiesa materiale, umana, ma deve essere una Chiesa che ci eleva Dio, quindi una Chiesa che non deve avere paura di darci il corpo di Cristo in bocca, perché non c'è maggior pericolo che darle in mano. Con questo, cari amici, io vi saluto e spero, insomma, veramente che uniti infuocheremo il mondo dell'amore di Dio. Anzi, vi dirò di più: da aprile faremo i rosari in tutte le piazze d'Italia.
Chi vuole può contattarmi al 328-00-11778, perché ogni primo sabato metteremo in ogni piazza d'Italia il nostro piccolo seme di preghiera per elevare veramente il nostro canto di amore a Dio. Quindi chi desidera nella propria piazza d'Italia fare quella piccola cellula di preghiera può contattarmi e insieme veramente, ma con l'aiuto di Dio e con la sua grazia, gli inferi non prevarranno, il cuore immacolato di Maria trionferà, perché noi saremo le sue mani tese. Ciao a tutti, grazie.